ma in realtà era un lavoro subordinato. Ho dovuto denunciare e purtroppo sono stato licenziato, però comunque non mi arrendo. Restiamo qui in Italia per riprenderci la nostra vita e il nostro paese. Grazie. Complimentoni per l'intervento a adesso Claudio Vedovati, lavoratori atipici RAI. Un lavoratore RAI non dovrebbe stare qui e non potrebbe stare qui, perché quando è atipico, come lo sono io, come sono tanti di noi, firmiamo dei contratti in cui ci impegniamo a non parlare del nostro lavoro. Noi siamo cittadini, utenti come tutti quanti voi, un'azienda che dovrebbe fare servizio pubblico, e cerchiamo nel nostro lavoro di fare il servizio pubblico, ma praticamente la prima cosa che fanno è impedirci di parlare della qualità, della sostanza, del pensiero, dell'amore, del desiderio che mettiamo nel nostro lavorare. E non, ho deciso io qui di parlare come i miei colleghi che hanno messo lo striscione dall'altra parte della piazza. E perché vogliamo parlare? Non soltanto per parlare delle nostre condizioni di lavoro che sono, come dire, atipiche, precarie come quelle di tanti altri voi, ma perché noi abbiamo un problema in più, che noi dovremmo fare il servizio pubblico, noi dovremmo parlare del paese, noi dovremmo essere la meglio gioventù che racconta il miglior paese. Non lo possiamo fare perché i lavoratori precari, i lavoratori atipici non sono purtroppo dei lavoratori liberi, perché sono lavoratori continuamente ricattati. Allora questo non è più semplicemente un problema che riguarda i diritti dei singoli lavoratori che stanno nella RAI, che ovviamente sono diritti che vanno conquistati, ma riguarda la libertà e la democrazia di un intero paese che non può avere un servizio pubblico perché non ha lavoratori liberi e che sono in grado di esprimere liberamente, di raccontare liberamente quello che vedono intorno a loro. Questo è un problema di tutti, di questo si dovrebbe parlare quando si parla RAI, della qualità del lavoro, della qualità dei programmi, che è anche la qualità dei diritti che sono all'interno di questa azienda. E invece si parla di sprechi, si parla di nomine, si parla di tutt'altro, e la politica non riesce a vedere il lavoro. E d'altra parte questa RAI così atipica e così precaria è una RAI in cui purtroppo non ci sono più giovani, lavoratori sempre più vecchi oltre che senza diritti. È una RAI che non ci rappresenta, è una RAI che non parla più del paese, e questa cosa non ce la possiamo più permettere. Noi dobbiamo tutti quanti chiedere non solo diritti per i lavoratori, anche quelli che sono in RAI, ma chiedere che il servizio pubblico sia un servizio pubblico e sia in grado di lavorare seriamente, di parlare della realtà. Immaginate ogni volta che aprite la televisione e guardate i programmi spesso orribili della RAI, immaginate che nelle redazioni, dietro le telecamere, ci sono lavoratori come me, atipici, con la partita IVA, che guadagnano 4 lire, continuamente ricattati, che non possono dire niente, la cui storia e competenza non viene riconosciuta neanche dall'azienda. È un paradigma del paese che spreca la propria parte migliore. Ma d'altra parte voglio anche dire che noi chiediamo diritti, ma la maggior parte di noi che siamo lavoratori professionisti seri non è che vogliamo diventare i lavoratori dipendenti della RAI e difendere i privilegi. A noi piace la vita e ci piace quella vita che nella nostra storia, nella nostra cultura è fatta di un rapporto diverso tra il lavoro stesso e la vita. Non ci piace pensare che esiste solo il lavoro, vogliamo vivere in una società in cui il lavoro e la vita sono organizzati diversamente, in cui uomini e donne possano avere il tempo libero, non possano dedicarsi alla maternità e alla paternità. Il problema è che siamo dipendenti o che siamo atipici, in aziende come la RAI la vita non esiste più. Persone che non sono in grado di nutrirsi della vita non possono parlare della vita di un paese, non hanno più la titolarità per farlo. È un problema appunto non soltanto di democrazia, di diritti, ma di democrazia, di qualità della democrazia. Tutti quanti noi, io sono un lavoratore della RAI, ma siamo tutti quanti in qualche modo lavoratori di un'azienda di servizio pubblico, dovremmo chiedere a questa azienda di comportarsi diversamente, non possiamo più essere complici. Io mi chiedo ad esempio com'è possibile che un'azienda che fa servizio pubblico utilizzi le leggi dello Stato per fregare altri lavoratori e continua a girare norme dello Stato o a trovare cavilli per sfruttare altri lavoratori. Questa è una cosa che non è possibile, e la cosa che mi meraviglia è che la politica, che magari interviene facendo le norme, è convinta di fare delle norme che risolvono questi problemi e invece fa riforme del lavoro che li aggravano. Vi assicuro che per noi lavoratori della RAI questa riforma del lavoro sarà un disastro, lavoreremo di meno, saremo pagati di meno, non avremo diritti, saremo tutti quanti paradossalmente costretti ad aprire la partita IVA, perché a questo punto la partita IVA verrà legalizzata, ed è il problema che alla RAI, all'Italia, mancherà un servizio pubblico libero.
Questo non ce lo possiamo permettere. Allora, può darsi che salire su questo palco significa perdere il lavoro, perché questo è uno dei rischi che corrono i lavoratori come me quando vengono a parlare con voi. Però, come dire, è in gioco qualcosa di più grande del lavoro del singolo lavoratore. È in gioco la libertà dell'informazione, è in gioco la qualità della democrazia. E dobbiamo tutti quanti metterci in gioco e rischiare tutti, tutto quello che abbiamo qui o adesso. Altrimenti, come dire, il paese affonda. Grazie. Sempre alla vostra sinistra c'è lo stand di IVA Sei Partita, gli architetti e ingegneri che hanno inaugurato la nostra giornata. Vedete che da quelle parti c'è quell'omone enorme, loro hanno preso ispirazione dal Modulea, se lo dico bene, Le Corbusier, che prevede l'appunto dell'uomo, Claudio. Loro hanno ideato quel cartellone enorme, volta, che era bello, Claudio Vedovati. Perché voglio dimostrare che scrivete su un giornale il mio nome e cognome che mi licenziano. Claudio? Allora sono Claudio e basta. Claudio. Non c'è bisogno di mettere il cognome. Prego. Mo io vado su YouTube. Vabbè. Ok. Sai che c'è una norma, da lei che ha appena approvato una cosa per cui non possiamo neanche usare Twitter per parlare delle nostre cose. Addirittura. Noi siamo in questa piazza e a diversi 5 giorni.